Bentrovati al quotidiano approfondimento sui dati relativi al coronavirus pubblicati sul bollettino della Regione Basilicata riferiti al 19 maggio. I dati indicano che dai laboratori presso strutture ospedaliere pubbliche convenzionate della Regione sono stati processati 1.112 tamponi per un totale complessivo di 347.710 tamponi molecolari effettuati dall'inizio dell'epidemia, ai quali si aggiungono 15.283 test antigenici rapidi effettuati alla data di rilevazione. Per quanto riguarda i test molecolari, le positività totali riscontrate sono state 54, 51 delle quali riferite a soggetti residenti in Regione Basilicata, 2 a soggetti non residenti ma domiciliati in Regione ed una positività riferita a soggetto non residente in isolamento nella propria Regione. Tra i positivi della giornata si osserva una prevalenza di soggetti di sesso maschile rispetto ai soggetti di sesso femminile, entrambi con un'età media di 39 anni. Tra i casi positivi nella giornata esaminata si mantiene significativa al 25 la percentuale dei soggetti nella fascia di età 0-20 anni, sempre più rappresentata al 62% la fascia di età 21-64 anni, mentre l'interessamento degli ultra 65 anni si mantiene contenuto al 13%, probabilmente conseguenza della campagna vaccinale in corso. Tra i 51 casi positivi residenti, il 27% in entrambi i sessi è risultato sintomatico. I principali indicatori per Covid-19 della Regione danno la seguente situazione. La percentuale di incremento dei nuovi casi negli ultimi 7 giorni nel periodo 12-19 maggio nella Regione è pari al 2,4%, superiore al dato nazionale dell'1%. La proporzione test positivi sul numero totale dei test effettuati, che testimonia la circolazione del virus sul territorio regionale, è pari al 4,8% e nella regione le nuove positività per Covid-19 per 100.000 abitanti riferite agli ultimi 7 giorni si attestano a 120 casi positivi su 100.000 abitanti rispetto alla media nazionale di 96 casi su 100.000. L'ultimo indice di contagio RT ufficiale riferito al periodo 10-16 maggio appare in riduzione rispetto al precedente di 0,97 relativo al periodo 3-9 maggio, in linea rispetto al dato di circa 2 settimane fa e inferiore al dato medio nazionale. Per quanto riguarda i casi positivi per Covid-19 nella Regione, 39 sono attribuiti alla provincia di Potenza e di questi 14 interessano il capoluogo. I rimanenti 25 sono distribuiti in 15 comuni della provincia. 12 positività sono invece attribuite alla provincia di Matera e di queste 7 interessano la città di Matera. Le rimanenti 5 sono distribuite in 3 comuni della provincia. Anche per il bollettino relativo alla giornata esaminata, le positività sono dovute alla presenza di focolai sul territorio, segno del predominante coinvolgimento della popolazione generale. I guariti residenti nella giornata esaminata sono 88, portando il numero complessivo dei guariti a 20.136 soggetti. I positivi totali residenti sono 4.569, mentre quelli in isolamento domiciliare 4.472. Il totale dei ricoverati presso strutture ospedaliere lucane Covid dedicate è sceso a 97 pazienti, il numero complessivo dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva scende a 5 pazienti, 3 dei quali ricoverati presso l'ospedale San Carlo di Potenza e 2 presso l'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Il tasso d'occupazione dei posti letto, specie di quelli in terapia intensiva, continua a mantenersi contenuto e al di sotto dei livelli di guardia. Nella giornata esaminata non sono stati registrati decessi correlati a Covid-19 e il totale dei deceduti residenti, alla data odierna, rimane pari a 548 soggetti. Da nuova verifica effettuata al 16 maggio, in ciascuno dei 131 comuni della Regione, 80 sono risultati essere sede di focolaio attivo per Covid-19, con un numero complessivo di 2.826 soggetti positivi attivi. Dei focolai, 59 sono situati nella provincia di Potenza, 21 in quella di Matera. In base a quanto descritto, la regione Basilicata è ancora indicata come regione a rischio moderato per Covid-19, per positività dei tamponi eseguiti e per i ricoveri ospedalieri. Tuttavia, prescindendo dal dato odierno,
Continua ad essere elevato il numero di nuove positività per Covid-19, specie per il predominante coinvolgimento della popolazione generale, anche se nella settimana 10-16 maggio si nota una riduzione dell'incidenza rispetto alle settimane precedenti. Perciò è fondamentale continuare a mantenere un'applicazione attenta e rigorosa delle misure preventive dell'infezione da coronavirus per cercare di arginare la tendenza all'aumento incontrollato dei casi positivi e il conseguente sovraccarico dei servizi sanitari. Infine un rapido accenno ad alcuni dati relativi alla campagna vaccinale anti-Covid in corso nella Regione Basilicata. Su una popolazione residente di 553.024 abitanti, dal 27 dicembre 2020 al 19 maggio è stato vaccinato con la prima dose il 34,6% della popolazione rispetto al dato nazionale del 32,9% e con la seconda dose il 15,3% della popolazione rispetto al dato nazionale del 15,5%. La Regione Basilicata è inoltre al sesto posto a livello nazionale per dosi somministrate in rapporto alla popolazione. I risultati ad oggi raggiunti, assicurati dall'impegno del personale delle aziende sanitarie regionali, sono costantemente superiori ai valori target di somministrazione giornaliera dei vaccini previsti per la Regione Basilicata dalla struttura commissariale. Ringraziandovi per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo intervento.